verso il cielo e mise un sospiro, proclamava, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare. Parola del Signore. Thank you.
Sì.
i peccatori, i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena del Regno. Signore, venire questa giornata che
è diventato la sua presenza veramente diocesana, la presenza del gruppo della Commissione Familiare Diocesana, i vari gruppi dei vari paesi che sono con noi. Per cui la ringraziamo e speriamo che possa continuare, nonostante il tempo limitato che si richiede a un certo punto di terminare, ma noi speriamo che sua eccellenza un'altra volta possa continuare, almeno altri 2 anni, come abbiamo visto qualche altra diocesi. Noi ce l'auguriamo e ci preghiamo, mettiamo questa intenzione, non soltanto sua eccellenza è ancora molto attivo e c'è tante attività ancora in cantiere che deve portare avanti. Ringrazio di cuore anche Santa Croce soprattutto Don Angelo Castelli che è venuto con tanta grinta. Ecco, vedete che Don Angelo, nonostante l'età, lo spirito è veramente forte. Lo spirito si rinnova, come dice la Bibbia, ogni giorno, anche con Don Costantino, condividiamo il lavoro della Santa Famiglia, e Don Gianfranco, ecco che con cui abbiamo, diciamo, iniziato e così condiviso questa attività, che soprattutto, ripeto, la presenza del Vescovo, che poi ha toccato il Vescovo dei punti veramente importanti. Lo Spirito Santo l'ha guidato, lui non ha sentito la relazione della nostra dottoressa Abagnano, ma ha toccato il punto proprio fondamentale, che è il dialogo dei corpi. Non si sono sentiti, vuol dire lo Spirito Santo lavora e unisce le menti e i cuori. Bene, allora adesso facciamo la preghiera per la benedizione di Sua Eccellenza, la preghiera per la famiglia che avete scelto, immaginate che avete ricevuto, sulla benedizione, toccando, poi faremo una foto insieme, ricordo, di questa giornata con Sua Eccellenza, in modo da... non è un punto di arrivo, è un punto di inizio sempre. Sempre terminiamo e iniziamo, come abbiamo chiuso oggi, abbiamo continuato, se siamo vivi e desiderosi di lavorare per la famiglia. Insieme diciamo.